Come avete notato dall'introduzione, oggi parliamo di Honor 5X, un prodotto dalla qualità costruttiva eccellente, nonostante il costo da fascia medio-bassa, solo 158 grammi, nonostante l'unibody in alluminio e due piccole placchette in plastica dietro, insieme Nexus 6P per le antenne. Uno smartphone un po' scivoloso, ma costruito veramente in modo egregio, solido, resistente. Questo alluminio spazzolato nasconde anche molto bene i graffi nel caso dovesse cadervi o comunque dovesse subire appunto dei graffi perlomeno superficiali. Sempre da top di gamma quasi il display da 5,5 pollici Full HD, un'unità IPS molto bello, colori molto fedeli alla realtà e si vede benissimo sotto la luce diretta del sole grazie a un sistema di sovrasaturazione dei colori per migliorarne appunto la visibilità, scusate, sotto la luce diretta. La luminosità massima è ottima e quella automatica funziona benissimo grazie a un sensore abbastanza reattivo. Il tutto quindi assolutamente promosso grazie a una qualità complessiva superiore alla media di categoria. Ciò che invece ci ha un po' deluso è l'audio, sia alto, si sente ovviamente la suoneria abbastanza bene e il via voce funziona correttamente, ma veramente piatto e distorce al volume massimo e anche a appunto volumi vicini a quello massimo, come potete sentire. L'hardware è di buonissimo livello, tutto ruota intorno a uno Snapdragon 616 con ben 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibili via micro SD. Il tutto gira bene, i giochi funzionano bene e scalda pochissimo. Quest'hardware medio di gamma riesce a garantirci anche oltre 4 ore di schermo attivo, quindi ovviamente tutto molto bene in questo comparto. Il software è ricco, sicuramente in stile cinese perché manca il drawer ed è altamente personalizzabile. La UI comunque è abbastanza fumettosa, ma potete modificarla un po' a vostro piacimento andando a personalizzare moltissimi aspetti rispetto alla concorrenza che magari ha software molto più scarni. È abbastanza fluido, ha degli sporadici ra rallentamenti, probabilmente con update software il tutto potrebbe migliorare perché comunque la potenza c'è. Può causare un po' di confusione i numerosi avvisi riguardanti i consumi, soprattutto di Facebook e dei social, ma ovviamente nulla di eccessivo. Il browsing è molto buono grazie all'elevata potenza dello Snapdragon 616. Guardate come gira bene il Corriere.it, nonostante sia non solo una pagina carica di contenuti, ma soprattutto era ancora in fase di caricamento e quindi nonostante ciò riesce a renderizzare la pagina e scrollarla e rispondere al tocco sempre molto bene. La fotocamera ha un'interfaccia semplice, intuitiva, 13 megapixel f2.0 la posteriore, 5 megapixel anteriore, scusate, il tutto funziona bene, molto semplice, molto ricco il software. Forse l'HDR è un po' troppo fumettoso, ma per il resto l'interfaccia è promossa assolutamente. Come vedete, i video non stabilizzati sono abbastanza buoni. C'è anche la funzione di timelapse, molto interessante in questo periodo, e comunque con il tap to focus si gira bene, non ha un fuoco automatico molto reattivo, quindi vi consigliamo appunto di andare a tappare sull'area che volete poi mettere a fuoco. Per il resto le foto in notturna sono molto granulose, come è normale che sia, in diurna veramente molto buone, oserei dire ottime, mentre le foto in notturna con qualche luce sono salvabili, se così vogliamo dire. Il touch, o meglio il fingerprint scanner posteriore, funziona circa il 70% delle volte, ma tutto sommato è da promuovere visto anche il costo del dispositivo. Quindi ora possiamo trarre le conclusioni riguardanti questo Honor 5X, uno smartphone che ci ha soddisfatto perché per il prezzo offre una qualità costruttiva comunque molto alta, vicina a quella dei top di gamma, offre un lettore di impronte digitali che pur essendo, diciamo, non molto preciso, comunque c'è e funziona la maggior parte delle volte, una fotocamera sufficiente, un display eccellente. Peccato per il software da rifinire, ma crediamo che visto che l'hardware c'è ed è anche molto potente, attraverso delle piccole migliorie possa
diventare veramente un best buy, perché comunque il prezzo lo permette. Vi ricordo di mettere pollice in su se vi è piaciuto il video e di leggere l'articolo completo su technology.net, perché lì troverete i benchmark e tutti gli approfondimenti riguardanti i test di Honor 5X. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri social Facebook, Twitter, Google Plus e da qualche settimana anche su Instagram, dove pubblichiamo qualche backstage e qualche foto un po' particolare. Ci vediamo alla prossima, un saluto da Federico.